ti dico un attimo la mia idea. Cioè, vediamo, dato che io ho lasciato l'Italia, uno dei motivi per cui vorrei tornare in Italia, ma non tornerei in Italia, è tutta l'invidia sociale che c'è in Italia. E parlando anche con altre persone, i nostri amici di Tlon, piuttosto che diciamo facendo discorsi su questo argomento, una delle cose che viene sempre fuori è la Chiesa Cattolica, che comunque ha dato un imprinting, o Chiesa Cattolica, oppure la nostra cultura anche un po' cattocomunista, che ha dato un imprinting abbastanza diciamo che ci ha portato alla situazione in cui siamo. Volevo sapere che ne pensavi. Ma la tendenza all'invidia purtroppo è una cosa che forse può toccare tutti noi, cioè tutti noi possiamo avere l'impulso, no? La tentazione di essere invidiosi, però secondo me ci si salva quando uno comincia a capire che ognuno di noi è unico ed è come un albero che deve dare il suo frutto, no? Allora non ha senso che il ciliegio sei invidioso del melo perché il melo fa le mele che sono più grandi delle ciliegie. Le ciliegie sono più dolci su cose delle mele, cioè ognuno deve dare il suo frutto, no? E allora, secondo me, uno deve essere felice di dare il suo, se dà il suo frutto e se riesce a produrre il massimo che può produrre. A quel punto lì l'idea dell'invidia cade perché di cosa vuoi essere invidioso? Cosa vuoi redistribuire? Cioè, un imprenditore può fare molto grano, ok, che io non ho, va bene, ma d'altra parte, nel frattempo, mentre lui faceva il grano, io ho scritto delle poesie che lui nel frattempo non ha potuto scrivere. Non è che cosa ridistribuiamo? Lui un po' dà un po' del suo denaro, io cosa faccio? Gli do un po' delle mie poesie, ok? Nel frattempo arriva un altro che non ha speso il suo tempo né facendo il grano né scrivendo le poesie, ma andando in palestra, sudando secchi di sudore e facendoci un fisico da bronzo di Riace. Cosa fa? Cosa ridistribuisce lui? Ci dà dei pezzi di bicipiti? No, non si può fare questa cosa, capito? Un po' di Non si può pezzi. fare, cioè capito? Non so, la felicità non è che tutti abbiamo La la stessa stessa somma di cosa. tutto. No, è che tutti abbiamo la stessa opportunità di realizzarci, di diventare ciò che siamo, di dare il nostro frutto e ognuno dà il suo frutto. Poi è chiaro, se uno non ha da mangiare, quello diventa un problema. Ma una volta che tu, insomma, hai il necessario, poi non te ne frega più niente se l'altro ha più di te, perché tu hai più di lui in un altro campo che è il tuo. Non so se mi spiego. Certo, hai quello che ti piace. Esatto, sì. Secondo me bisogna concentrarci su questo, no, non sul ridistribuire, ma su dare a tutti la possibilità di diventare ciò che sono, cioè di realizzarsi, di dare frutto, come dico io, di compiersi. A quel punto lì Bellissima questa l'invidia non metafora, c'è più. A bellissima. quel punto lì l'invidia non c'è più, capito? Secondo Fantastico. me. Beh, su questo sono d'accordissimo, è proprio il trovare la propria strada, questo è il concetto. Cioè, se tu sei in Sì. pace con te stesso, non vai a invidiare, non vai a sbraitare agli altri, cioè vivi molto meglio perché vivi nel tuo cammino. Non vuoi più quello che hai l'altro, hai magari la curiosità di un altro di un'altra persona che in un altro campo ha raggiunto un livello elevato e hai la curiosità di incontrare un altro diverso da te, ma che a suo modo è felice come te, è compiuto come te, no? Allora, Comincia, ci siamo incontrati, facciamo due robe diverse, però io sono curioso di te, magari tu sei curioso di parlare con me.